Benvenuti al nuovo momento di condivisione della parola di Dio della domenica. Nel Vangelo della quarta domenica di Quaresima, Gesù ci racconta la misericordia di Dio attraverso la parabola del figlio prodigo. Credo che ciascuno di noi si riconosce in quel figlio che sbaglia, che poi ritorna indietro dal padre per chiedergli perdono. Tuttavia, nella parabola Gesù verso la fine fa riferimento anche al fratello di questo giovane, il quale si lamenta con il padre perché il padre ha accolto il figlio che aveva sbagliato e si è permesso addirittura di uccidere per lui il vitello grasso. Credo ancora che ciascuno di noi si riconosca non solo nel figlio prodigo, ma si riconosca anche in quel fratello, ogni volta che magari giustamente ci siamo lamentati dentro di noi perché qualcuno che sbaglia, che ai nostri occhi sbaglia, è stato avvantaggiato, oppure non ha dovuto fare la strada in salita come l'abbiamo fatta noi per arrivare a ciò che desideravamo, a ciò che avevamo a cuore. Il Signore comprende, condivide questo dubbio, ma rivolge anche a noi le parole che il padre nella parabola dice al figlio. Figlio, dice il padre, tuo fratello sì ha sbagliato, però io sono contento perché lui è ritornato, ha capito di aver commesso degli errori, si è pentito ed è ritornato a me. Con queste parole Gesù dice anche a te, a me, a ciascuno di noi, dice, non dimenticare che anche tu hai sbagliato, che anche tu hai la tua fragilità, guarda la tua debolezza non per sentire, per vivere nel senso di colpa, ma guarda la tua fragilità come si guarda una ferita che hai sulla pelle, che è stata guarita, che è stata risanata. Guarda quella ferita per ricordarti che anche tu hai momenti in cui sbagli, commetti errori, che anche tu non sei perfetto. E questa consapevolezza ti aiuterà ad avere compassione anche per chi ai tuoi occhi, davanti ai tuoi occhi, sbaglia ogni giorno e sbaglia forse molto. Questa consapevolezza poi ti aiuterà a dire al Signore: Signore, perdonami perché anche stavolta ho sbagliato giudicando. Aiuta mio fratello, aiuta il mio fratello che davanti ai miei occhi sbaglia ogni giorno. Aiutalo a trovare se stesso, come aiuti me ogni volta che, tornando a te, ti chiedo perdono. Sia lodato Gesù Cristo.